amiche, amici, amiche, sono sempre nel Piccione Gloria e benvenuti in questo nuovo video. Che bello, guardate che carino, è un maglione natalizio. Da notare quanto è carino e soprattutto il mio cappellino, che lo metto per il semplice motivo che ho dei capelli che fanno così schifo che non credo vi piacerebbe guardarli. Come va? Spero tutto bene e oggi sono qui per dirvi qualche cosina e per fare uno scartaggio insieme a voi. Come avete letto dal titolo, sì, mi è arrivato un pacco da parte della Hasbro che è lì per terra, che adesso cercherò di tirare fuori in qualche modo. Le notizie sono tante, insomma. E allora, innanzitutto sono andata a vedere il film My Little Pony, che bello, sì, ci sono andata proprio ieri, non so quando uscirà questo video, comunque nel dubbio era il 6 dicembre. Praticamente l'ho visto, mi è piaciuto un sacco e già prima, dalle anteprime, adoravo Tempest. Dopo aver visto il film me ne sono innamorata, cioè Tempest credo sia la mia nuova cattiva preferita, o addirittura pony preferito dopo Luna, perché Luna è tutto. E poi vabbè, Twilight anche lei, io sono un mezzo tra Twilight e Luna praticamente, e adesso aggiungiamo anche Tempest, quindi insomma sono andata a vedere il film, mi è piaciuto un sacco e diciamo... Ho fatto anche qualche video, insieme a me c'era mia sorella, ma la cosa più strana è che non c'era nessun altro. Cioè c'eravamo io e mia sorella e basta in tutta la sala e il film. Come ha detto mia sorella, sembrava quasi di stare in una sala per VIP, che tipo hanno tutto il cinema privato e c'eravamo soltanto noi. Comunque in teoria quello che è successo al cinema è stato il seguente. Salve a tutti, oggi siamo al cinema. Siamo noi a guardare il film dei My Little Pony. Ma ci siamo solo noi, ansioso sta cosa. È quello il bello, che la sala è vuota. Non c'è nessuno. Siamo solo noi. In realtà dovevo andare in un altro cinema, però non c'erano le programmazioni, quindi tipo ho dovuto trovare l'unico disponibile. Se vedete che c'ho un po' la bocca lucida è perché ho messo il labello. Sei emozionata, nervosa? Bene, perfetto. Guardate, qui c'è Pinky. Qui c'è Pinky e lei ha portato Rarity, che... Dov'è Rarity? L'ho schiacciata perché... Rarity! Ma che bellino! Oddio! Cose! Gente qui ha mangiato e non ha rimesso a posto! Queste sono le poltrone VIP, ma noi siccome non siamo VIP ci mettiamo qui! È vero che c'hanno pure... No! C'erano pure quei cosi belli! Cosa? Ma noi non siamo VIP, noi non possiamo metterci sulle poltrone VIP. Nessuno conosce My Little Pony qui. Siamo soli come i cani, mamma mia. Meglio così, abbiamo la sala tutta per noi, anzi, mi viene voglia di andare qui e cominciare a correre come una pazza, ma non posso perché ho 18 anni e devo dimostrarne 18, non 2 e mezzo. Ho 18 anni, giuro. 18. Bellissima è l'Epicenter Glory, che è proprio contenta di questa esperienza. Sì, ho 18 anni. Bella la maglia di Thor, vero? Che c'entra molto con My Little Pony, sì. È successo qualcosa, ma non so cosa sia successo. Devi solo ricordare la cosa più importante. Sorridere! C'è la prima pubblicità adesso. Lei guarda il telefono. No, sono stanchissima più che altro. Siamo molto stanche, però è fighissimo. Tipo, siamo arrivati al punto in cui, vabbè, stanno sott'acqua. Fighissimo. Ma probabilmente la metà, quanto manca? Mancherà poco, mancheranno una trentina di minuti. Non c'è nessuno, raga, è la cosa più figa del mondo. È bellissimo che non c'è nessuno. Cioè, da una parte mi ci dispiace perché penso, madonna, a parte che non è lo stesso cinema dove sarei voluto andare, perché sennò lì c'è tanta gente ogni volta. Però vabbè, non fa niente. Quale giornata? Yes, quello di Perugia. Però vabbè, va bene anche qui. Adesso tra un po' ricomincerà e niente. Aspettiamo. Basta fare musicali. Basta, basta. Madonna. Madonna. È vicinissimo, giù. Oddio. Sì, questo è ciò che è successo. Meno male che non c'era nessun altro. Spero che dalle telecamere non ci abbiano ripreso. Almeno spero non abbiano ripreso me. Comunque, per tornare al pacco dell'Hasbro, adesso lo aprirò insieme a voi. Ho dato solo una sbirciata e ho capito che comunque ci sono oggetti e giocattoli del nuovo film. E adesso li tirerò fuori e vediamo insieme che cosa sono. Prendo la scatola. Oh mio Dio, aiuto. Oddio, mamma mia.
Ok, questo è il pacco. Non distruggere l'albero. E per chi volesse dare una sbirciata qua dentro, c'è un buchino, e da dove ho visto io praticamente quello che poteva esserci. Però vado a prendere le forbici, perché così non riuscirò mai ad aprirlo nella mia vita. E niente, per un paccone così grosso io uso ste forbici piccole, perché quelle grandi non le trovo. Non può essere così difficile aprire un pacco, no? Bisogna solo trovare il punto da dove aprire. Oh mio Dio. No vabbè, non ci posso credere. Oddio, no, vabbè. No. No, vabbè, ma siete pazzi. Il castellino più piccolo di Pinkie Pie. Cioè, oddio, questo lo volevo un sacco per poterci fare tipo una recensione. No, si illumina. Si illumina. Oddio. E c'è anche un'altra Pinkie Pie dentro. Oddio, che carina. Aspetta, lo metto un attimo qua perché c'è un'altra cosa dentro. Oddio, c'ho paura di averla già, però. Eh sì, infatti ce l'ho già. Questa, quella che ho recensito tipo poco fa. È il pensiero che conta. Questo comunque me lo terrò come veramente come un tesoro, perché cioè veramente quelli dell'Hasbro sono stati troppo gentili a volermi fare questi regali per Natale. Cioè tipo, cioè per me il pensiero è quello che conta, quindi non mi interessa, lo terrò come un tesoro. Questo, ho dato una botta terribile alla scatola, non volevo. Aspettate, eh. Una lettera con il mio nome, che bello, da parte della Hasbro. Allora, ciao Gloria, come promesso ecco qui un pensierino di Natale per ringraziarti dei fantastici video che crei. Grazie. Speriamo che ti piacciono e che ti possano aiutare a coltivare la tua passione. Un giorno potremmo anche provare a collaborare insieme in caso ti dovesse interessare. No vabbè, io così muoio. Penso sarebbe la cosa più bella della mia vita, poter collaborare con proprio persone proprio che vengono da, non lo so, dall'azienda proprio della Hasbro, Hasbro Italy ovviamente. Poi se è quella americana va anche meglio, cioè non è che mi dispiace. Già così proprio, madonna. Facci sapere qualora in futuro dovessi creare altri video, ci renderebbe molto orgogliosi. Ti auguriamo buon Natale e un mare di saluti da tutti i pony. A presto, My Little Pony Hasbro. Oh, che cosa bella. No, vabbè, penso sia la cosa più bella che potesse mai succedermi, un sogno questo, cioè non... E sono anni e anni ormai che faccio video su YouTube, quindi tipo, cioè, per me arrivare a questo punto è sempre stato un sogno, perché da piccola dice sempre quanto mi piacerebbe poter collaborare, ricevere qualcosa un giorno, bellissimo, veramente, non so proprio che dire. Ringrazio infinitamente le persone che mi hanno contattata e soprattutto che hanno pensato a me, perché è un bellissimo regalo di Natale, davvero, grazie mille. Lo custodirò con tanto amore, affetto, e proprio è come un tesoro questo. Mettiamo via le forbici. Non so, vorrei assolutamente aprirlo con voi questo. Credo, non lo so. Facciamo una cosa, va, che sennò non se ne verrà mai a capo. Questo era un vlog di queste cose, ecco. Questo era un vlog e in un altro video lo recensirò, che ne dite? Facciamo così, mi scrivete sotto nei commenti quanti di voi vogliono una recensione di questo bel castello, se la vogliono per prima di Natale, dopo Natale, per la Befana, quando volete, insomma, e lo recensirò. È veramente, vuol dire tanto per me. Tra l'altro devo anche rispondergli che mi è arrivato. Ieri non sono mai stata a casa perché sono stata al cinema, quindi tipo devo fiondarmi al computer e rispondere e dire che mi è arrivato il regalo. Poi, quale altra news vi devo dare? Allora, sto provando a lavorare ad una nuova serie, sempre con i My Little Pony ovviamente, e una nuova, stavolta però miniserie, cioè che non durerà tipo chissà quanti episodi, ma potrebbe anche essere tipo solo a 4 parti o anche 3, 2, così. Devo fare ancora tantissimi altre registrazioni, insomma, perché ancora non è finito. E appena finirò di registrarlo, credo che caricherò il trailer, e però questo accadrà sicuramente dopo Natale, perché adesso ho veramente tante cose da fare. E dato che domani è l'8 e non si va a scuola, che bello, andrò a Roma e a fare un po' di shopping con la mia sorellina, e finalmente dopo un anno, credo, ormai sia passato un anno e mezzo, caricherò un toy hunting, cioè domani lo registro e poi lo editerò e lo caricherò, perché so che tanti di voi mi hanno richiesto di fare un toy hunting che non faccio da una barca di tempo, quindi finalmente ne farò uno. E con questo niente, le news credo siano finite, Rarity si è addormentata, poverina. Noi ci rivediamo al prossimo video e grazie ancora per tutto quanto, e soprattutto Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas Day. Sono stonata, basta, non canto più. Da poi in inglese, beh, meglio ancora. Ciao!